Brava Maria. Sei cresciuta proprio bene. Ciao, dimmi. Sono amica di Giulia. Giulia? Ah, Giulia! Sì. Senti, oggi è il mio compleanno. Auguri. Grazie. Volevo fare una festa, insomma, sono venuta qui per... Ho capito, ma non so se basta per una festa. Sai, produzione propria. Dio! Grazie, Rosa. Grazie per la tua disponibilità. Ma figurati, è un piacere per me pregare insieme a voi. Ci vediamo mercoledì prossimo. Sì. Ti porto le foto di Medjugorje. Oh, grazie. Sono bellissime. Non vedo l'ora. Ciao, Rosa. Ciao. 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 Grazie. Ciao. Buonasera, signora Rosa. Enzo, ciao. E tu entra subito dentro, gattaccio. Allora, io ho soltanto questa. Ah, bene. Vabbè, me la faccio bastare. Grazie. Grazie a te, auguri e... Se c'è un'amica, ti faccio lo sconto. Fidata però, che sennò... Perché sennò ci mettono tutti dentro. Capito? Capito. Capito, grazie. Ciao. 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 E questa chi è? Ti avevo detto solo gente fidata. E cosa ci fumiamo adesso? Il prezzemolo? Beh, ma è il suo compleanno. Poi è una bella ragazza. Insomma, c'è una festa. La festa. La festa la fanno noi due, però. Ecco. Enzo, scusa quella bestiaccia del mio gatto. È di nuovo saltato dal balcone. È lì che gioca con i vostri pomodori. Pomodori? Ma sì, quelli sotto il muro. Che belli, alti. Quando vengono poi me li fate assaggiare, Ah, i pomodori. Ah, i pomodori, sì. Capito. No, ma non si preoccupi, glielo prendo io il gatto. No, 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 è inutile, si fa prendere solo da me. Oramai lo conosco. Vabbè, senti, va a vedere che non schiacci niente, che io devo lavorare, su. Rudy! Rudy, Rudy, Rudy! Rudy, cuoricino, dai! Signora Rosa, fate piano. Le piante. Signor... Ecco. Lo sapevo. Ma io l'ho vista. Era proprio... proprio Maria. Signora Rosa, gliel'ho già detto, si è sbagliata. Il caldo, il gatto che scappa. Vada e stia attenta a Rudy che ci rovina le piante. Hai capito, gattone? Basta con queste escursioni. Poi ti perdi e mamma sta con il pensiero, vai. Prego. Aspetta. Noi siamo amici della signora Rosa. Ci ha detto che in giardino ha visto... No, aspetta. Abbassate la voce. Non ha visto niente. Fate piano, che qua i conquilini rompono le palle. Che cosa vi serve di preciso? Io sono un po' avanti con l'età. E lei ha avuto dei problemi pure al suo paese. Le Snovizze. Le Snovizze. Sì, va bene, d'accordo. Sì. È ancora giovane. E anche se io non ci credo molto in queste cose... Come dico non credo? Io dico che ci sono stata trabata. Io dico non credo? Anch'io ci credo, amore. Buonora, Però noi le abbiamo provate non tutte. Anche dal punto di vista medico. Io non spus se faccio mosso ci vada, io non frutto. Inseminazione artificiale. Lasciami finire. E allora ci siamo detti. Le abbiamo provate tutte? Proviamo anche questa. Se l'avete provate proprio tutte, proviamo anche questa. Venite, prego. Ah.
Buongiorno. Abbiamo saputo da amici di Rosa che ieri Enzo è stato molto gentile con loro. E siccome anche noi avremo bisogno di conforto, soprattutto... Ma questo lo dite voi! Non li stia ad ascoltare. Io come psicologa di famiglia... Mi rifiuto di ricorrere a dei rimedi così assurdi. Antichi, da guru. Guru! Guru! Senta, dottoressa, io la capisco benissimo. Lei ha fatto tanto per mio figlio, ma come vede è stato tutto inutile. Ci vuole ben altro per guarirlo. Portatemi a casa. Portatemi a casa per la Madonna! Ha visto? Ha sentito, eh? È come se qui ci fosse già stato, avesse già toccato, annusato. Guardi che io a suo figlio non ho fatto né toccare né annusare niente. E appunto siamo venuti per quello, non si sa mai. Io ho già visto abbastanza. Me ne vado. E lei dovrebbe vergognarsi ad approfittarsi di gente così... così sconvolta. Così sconvolta ancora non mi pare. E non so che cosa mi trattenga dal denunciarvi tutti ai carabinieri. Che carabinieri? Ma no, stai tranquillo. Lo dice sempre e poi non lo fa mai. Ecco, quindi come avrà capito, forse solo per noi, ma soprattutto per lui. Lasciami andare, lasciatemi andare. Che poi vedi uno anche a te farà bene. Scusi, ma non le sembra un po' eccessivo la sua età? No, perché... abituato fin dalle elementari, andava dalle suore. Perché pure le suore... Ce l'abbiamo mandata apposta. Quindi se fosse possibile continuare con questo rito? No, guardi, non è proprio possibile. Ma che siamo impazziti? In casa mia di riti non se ne fanno. E se fosse solo per noi, ma come le ho già detto, è soprattutto per... la Madonna. Guardi, non mi sembra il caso. E poi sto partendo. Ma come? Ma... il signore ci aveva assicurato che Enzo l'aveva fatto entrare, le ha fatto... Con Enzo ci parlo io, perché non sta né in cielo né in terra un viavai di gente così in casa mia. Scusate. E ora chi è? Oh, meno male che non si doveva sapere in giro. Ragazzini, psicologhe, pure dal convento. E si vede che si è sparsa la buona novella. Senti, io parto per una settimana. Ce la fai a non fare casini? Quindi niente festini strani e niente gente in giro per casa quando non ci sono. Intesi? Sì, intesi. Ma diciamo che ieri è stata una situazione un po' particolare, capito? Tu devi andare dai tuoi. Vai tranquillo, non ti preoccupare, ci sto qua io. Anzi, già che vai dai tuoi, porta qualcosa da mangiare, che qua solo l'erba c'è rimasta. Grazie ragazzi, sono stati gli 800 km più comodi di tutta la mia vita. Scriverò una bella recensione sul sito. Quanto parte la diretta? 5 minuti. Ok. Lista? Come, scusa? Stasera sono Lista, c'è il collegamento con Barbara. Con chi? Con Barbara, Lista, Lista Rosa, Enzo, Lina, Maria, chi siamo? Oh, dai che fra poco comincia il rito, voglio entrare pure io. Ma chi sei? Ma di cosa stai parlando? Questa è casa mia. Signor Ugo? Mi scusi, signor Ugo, non l'avevo riconosciuto, prego, che il signor Enzo aveva detto che lei sarebbe arrivato da domani. Ah, signor Enzo, ha fatto una sorpresa. Signor Ugo, Enzo ci aveva detto che sarebbe tornato domattina, che piacere, la gioia nel cuore. Dov'è Enzo? Sta preparando il rito. Il che? Il rito. Non ho capito. Il rito. Ah, il rito. Glielo faccio vedere io, il rito. Un'offerta per Maria? No, grazie. Benvenuto ai canti della serata. L'anno prossimo c'è stato organizzato un bellissimo omaggio mariano. Invitiamo tutti. Sì, signora. Lo so, ha ragione. Però va tutto bene. Ma guarda che meraviglia. Ugo, siamo tutti stupefatti. Io l'avevo riconosciuta subito, ma poi è diventata ogni giorno più grande, ogni giorno più bella, ogni giorno più lei, la nostra Maria. Guarda, anche la televisione è venuta a riprenderla. Ciao Barbara, ciao, siamo qui, è proprio qui che Enzo e Rosa hanno per la prima volta incontrato Maria, avvistato Maria e qui... Gentilmente, qui non si può stare, stanno pregando. Siamo amici, no, stanno di Maria. Pregando, per favore, gentilmente. Sì, siamo con Barbara. No, Ugo, torno a dirigere il rosario. Abbiamo svoltato.
ogni sera almeno 50 pagine. Senza chiedere nulla. Enzo, ma è la Madonna. Ugo, Ugo. Sempre Maria, In nome Padre, Figli e Spiriti Santi. Nel cammino sempre sarà con te. Vieni, oh Madre, in mezzo a noi. Vieni, Maria, con giù. Deve essere questo lo stabile che dicevano, eh? Ne hanno parlato anche in TV, hai visto? Dicevano una cosa grossa, oh! Sai che ti dico? Io una sera di queste mi sa che ci passo, non si sa mai, oh, nella vita. Ma te ci credi a ste cose? Oh! Oh! Eh? Non dico te, ci credi a ste cose? Sì, sì, a voglia, dai, chiudi sta perdita che dai, l'hanno segnalata più di una settimana fa. Che poi ce ne andiamo a casa, se Dio vuole.